Benvenuti allo stand LG di ISE 2022 Barcellona. Ho il piacere di introdurvi nel nostro stand raccontandovi brevemente quelle che sono le nostre soluzioni per quanto riguarda le diverse applicazioni che vogliamo presentarvi e raccontarvi oggi. Quindi incominciamo dalla parte destra dello stand, in cui troviamo delle isole dedicate a quello che è il mondo corporate, delle control room, quindi soluzioni dedicate proprio all'attività office, quindi monitor tradizionali e non solo. Quindi troviamo ad esempio dei prodotti molto interessanti, la famiglia OneQuick, rappresentata dal modello Flex 43 pollici touchscreen con telecamera integrata, piuttosto che dal monitor 55 pollici chiamato Works, che unisce la possibilità di avere un monitor LG con sistema operativo webOS a un PC integrato Windows con le applicazioni di Microsoft per quanto riguarda la gestione delle videoconferenze. Quindi in ambito office sicuramente questi due prodotti possono avere un interessante utilizzo. Se ci spostiamo leggermente più avanti, notiamo anche, diciamo, quelle che sono le classiche e-board, quindi sempre strumenti dedicati all'interattività in ambito office, quindi lavagne interattive in cui, oltre alla parte chiaramente di visualizzazione dei contenuti, posso sfruttare delle penne passive per poter annotare sul monitor eventuali note o aggiungere dei commenti e dopodiché poter condividere il contenuto posizionandolo o in cloud o tramite un contatto mail poterlo mandare alla persona remota. In ultimo volevo segnalarvi quello che è il nostro prodotto LED Wall LG All-in-One 136 pollici, quindi uno schermo tecnologia LED, pixel pitch 1,5, risoluzione Full HD, ready to work. Quindi è un prodotto che arriva preconfigurato, premontato, in poche ore posso avere a disposizione la mia meeting room un monitor 136 pollici partendo da una parete vuota sostanzialmente. Quindi è assolutamente molto flessibile in termini di montaggio ma anche di utilizzo. Ambito control room, quindi sempre LED wall, quindi come potete vedere LED wall è, diciamo, un oggetto molto presente in quello che è lo stand 2022 di ISE da parte di LG, quindi con anche applicazioni di terze parti per quanto riguarda la gestione dei contenuti. Ci muoviamo verso la parte education con la nostra e-board di ultima generazione, quindi una lavagna interattiva con la possibilità di poter appunto svolgere diverse attività a bordo lavagna, quindi non solo chiaramente disegnare, annotare e fare appunti, ma poter anche magari condividere dei contenuti tramite un'app specifica che mi consente di connettere dei device di terze parti, quali tablet, PC o smartphone, con la mia lavagna e quindi sfruttare questa interoperabilità tra terze parti e lavagna per quanto riguarda un'attività tipica del mondo education, quindi scuola, studente, università, studenti, sia in presenza che anche da remoto. Vorrei mostrarvi questo LED wall di grandi dimensioni, in particolare vi vorrei raccontare la possibilità di poter fare un refresh tecnologico di quelle che sono le pareti video wall. Quindi tradizionalmente montavamo dei pannelli 55-49 pollici per realizzare dei grandi screen da 110, 136, 163 pollici. Oggi posso fare uno swap banalmente andando a togliere il pannello da 55 pollici e montandoci allo stesso posto un cabinet LED wall da 54 pollici. Quindi questo mi consente veramente di mantenere anche in termini di costi la struttura esistente su cui sono montati i pannelli LCD con invece un pannello cabinet LED che va esattamente a chiudere quello che è, diciamo, lo spazio che viene lasciato dal pannello LCD. Quindi è una soluzione molto interessante per fare proprio una rapida migrazione verso una tecnologia LED e quindi eliminare quelli che sono i bordi e le separazioni tra monitor e monitor. In questo momento è un passo 2,5 pixel pitch, però sarà possibile poi più avanti avere anche passi molto più definiti.
ci spostiamo verso, diciamo, il centro del nostro stand, in cui abbiamo creato un'isola dedicata al mondo del retail. In particolare abbiamo creato, diciamo, un fast food tradizionale, quindi con area esterna, quindi monitor high brightness per una visione, diciamo, esterna, quindi alta luminosità, la possibilità di avere anche dei monitor touch per fare il mio ordine, quindi il classico drive-thru in cui con l'auto passo, visualizzo sui monitor il menu, scelgo tramite il touchscreen il mio cibo e vado più avanti per il pick up e portare a casa, diciamo, il prodotto. Quindi dall'esterno passiamo all'interno, sempre monitor, diciamo, di piccole e grandi dimensioni per poter condividere un menu board su quello che sono i nostri pannelli Ultra HD da 49-55 pollici, piuttosto che ultimo arrivato della famiglia Quick Service Restaurant, come la chiamiamo noi, diciamo, questo particolare vertical, il 32 pollici touchscreen per consentire al cliente di poter fare anche il self order, quindi poter andare al touch, scegliere il prodotto, selezionarlo, acquistarlo, pagarlo, avere, diciamo, lo scontrino che mi rilascia il numero per andare poi a ritirare il prodotto una volta ordinato. Tutto questo grazie al nostro applicativo CMS SuperSign, quindi un'integrazione sviluppata recentemente che consente, sotto la nostra applicazione di SuperSign, di poter avere anche questa interessante features per il mondo retail. Ci spostiamo ora sulla parte sinistra del nostro stand, in cui vorrei raccontarvi la parte, diciamo, di LED film transparent, quindi rientra nella famiglia dei LED. Si tratta di una pellicola trasparente di pochi millimetri di spessore che si applica a vetro per ottenere dei risultati veramente molto interessanti dal punto di vista della visualizzazione dei contenuti ad effetto wow. Quindi è il modo per poter utilizzare delle pareti che tipicamente rimangono non digitali, invece con della comunicazione che può essere sia in termini di contenuti, quindi scritte, piuttosto che anche in termini di cambi di scenario con dei colori differenti per fare in modo che si viva anche, diciamo, diversamente una parete che può separare due ambienti, quindi due spazi all'interno di un'azienda, piuttosto che anche delle balconate all'interno di centri commerciali per rendere più vivo quello che è l'ambiente intorno. Ricordo questo prodotto qualche anno fa già ad ISE o non so a Infocom, e lo stesso, non so, mi sembra più luminoso o più a più alta risoluzione. Abbiamo fatto, diciamo, un upgrade tecnologico sia per quanto riguarda la riduzione del pixel pitch, quindi siamo passati da 2.4 cm a 1,4 cm, quindi 14 mm tra un pixel e l'altro, e il doppio della luminosità, quindi da 1000 nit siamo passati a 2000 nit. Quindi chiaramente oggi possiamo anche in qualche modo rispondere a qualche esigenza di vetrina di negozio che magari non è espressamente, diciamo, esposta a sud, e quindi consente anche con un 2000 nit di avere un ottimo risultato in termini di visibilità dei contenuti che voglio far vedere al mio pubblico, al mio cliente che si approccia al mio negozio. Vorrei, appunto, come si diceva prima, illustrarvi quella che può essere la soluzione per quanto riguarda l'utilizzo residenziale della tecnologia LED. In questo caso parliamo di LG Magnit, che è un po' il nostro prodotto, diciamo, di punta della famiglia LED, quindi un pannello super performante, tecnologia chip on board di ultima generazione, pixel pitch 0,88 mm, arriverà anche un pixel pitch ancora più piccolino, trattamento della superficie per rendere, diciamo, uniforme quello che è l'aspetto estetico e eventualmente proteggio anche dagli urti. Quindi è sicuramente uno schermo molto affascinante che si contestualizza molto in quello che è l'ambito residenziale, l'home cinema, ma non solo, lo vedo anche in alcune meeting room, diciamo, di top manager che magari vogliono, diciamo, creare un ambiente particolare intorno a loro. Quindi qui parliamo di un 136 pollici con risoluzione 4K. In ultimo, due parole anche su quello che è la parte ospitale dell'LG, quindi quello che è la nostra proposta nel mondo degli hotel, dei resort. Quindi stiamo introducendo i nuovi pannelli OLED 48, 55, 65 pollici, ultra slim, quindi parliamo sempre di OLED, quindi molto sottili, con anche in questo caso
il software per la gestione, diciamo, dei servizi in camera, quindi la piattaforma ProCentric, che da on-premise, quindi che da server, la stiamo spostando su cloud, quindi sempre per andare a rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti, quindi avere una piattaforma molto più smart, cloud based, per una gestione, diciamo, adatta a quelle che sono le esigenze dei nostri tempi, insomma. Per finire, vorrei dire due parole anche su quello che è l'OLED Transparent. Quindi è un po' di anni che LG ha lanciato sul mercato, diciamo, questo pannello OLED Transparent. Piace sempre, è un prodotto molto affascinante da molteplici applicazioni, quindi in questo caso lo vediamo, diciamo, contestualizzato per valorizzare dei prodotti che vedo, diciamo, dietro, piuttosto che in ambito museale per installazione d'effetto wow, anche nella modalità touchscreen, quindi poter interagire tramite il pannello OLED Transparent con quelli che sono dei miei schermi a parete, oppure, diciamo, con questo tipo di installazione in video o il 2x2, sempre con dei pannelli Transparent. Quindi stiamo vedendo che in ambito museale ci sono diverse applicazioni interessanti a cui LG sta rispondendo in maniera molto adeguata, sia per quanto riguarda, diciamo, effetti wow, sia per quanto riguarda l'usufruire tramite soluzioni touch di contenuti, diciamo, all'interno dello spazio museale.